La sesta ed ultima prova del trofeo amatori Pro K-Cup si è disputata all'autodromo di Franciacorta. Ricordiamo che i campioni assoluti dell'edizione 2011 sono Francesco Cimica nella 600 e Fabio Villa nella 1000. Impossibile da raccontare la gara delle 1000, talmente tanti sono stati gli scambi di posizione tra i tre protagonisti, poi giunti nell'ordine Andrea Tartari, Fabio Villa e Francesco Piccoli. In gioco c'erano il secondo posto assoluto in campionato, poi conquistato da Tartari, ed il titolo della semi-stock, andato al reggiano Fabrizio Leoni, ma anche la supremazia tra tre rivali che non si sono mai risparmiati. Fin dal via, Tartari, scattato dalla pole, Piccoli e Villa, col titolo in tasca ma sempre pronto al confronto, se le sono date di santa ragione, alternandosi al comando. Piccoli ha puntato tutto sulle staccate a rampino che precede la linea del traguardo, riuscendo spesso a passare due avversari. Proprio in occasione di una di queste manovre, Piccoli e Villa si sono toccati, hanno rallentato ed hanno consentito a Tartari di trovare il varco giusto per andare in testa e guadagnare un leve margine. Tartari ha saputo gestire il vantaggio nelle ultime tre tornate, transitando per primo sotto la bandiera a scacchi, mentre Villa ha beffato in volata Piccoli. Nella 600 il 22enne milanese Giannini ci teneva sia a riscattare una stagione sfortunata, sia a mostrare il suo valore. Obiettivo: raggiungere il secondo posto assoluto. Assenti Cimica, il suo avversario diretto Giuseppe Cannizzaro ed altri notevoli competitor come Federico Barone e Andrea Volpi, il compito del pilota della K5 Racing di Monza è apparso più agevole.